sindaci e tutti, non una parte dei sindaci, ma tutti i sindaci, perché ognuno deve prendersi giustamente le sue responsabilità, lavorare insieme agli altri. Noi non è possibile che a oggi, per me non era possibile già quando me l'hanno detto l'altro giorno, ci siano comuni che non hanno l'elenco di quali sono i bagni lidi che ci hanno sulle loro coste. Per me è una cosa inconcepibile questa, ve lo dico, perché qualunque atto verrà fatto dal governo, come giustamente aveva chiesto anche la regione, è su base di quello che ha una mappatura di chi è regolare o non è regolare. Per noi chi non è regolare non dovrebbe essere lì neanche ora, per cui bisogna che i sindaci assolutamente tutti entro domani, io non abbiamo ancora visto gli elenchi, per cui non so quali sono i sindaci, cioè tolto ovviamente quelli presenti che hanno anche parlato, ma non so quali sono i sindaci che li hanno già depositato, quali non l'hanno ancora depositato. Mi auguro che sia stata solamente una questione di tempo, non abbiano letto la mail, non siano arrivati magari al loro ufficio quelli che la devono girare a noi, mettiamola così, però che domani ci sia, perché qualunque cosa noi facciamo a livello nazionale deve essere supportata dalla regolarità. Questo dobbiamo mettercelo tutti in testa. Non è che esiste che qualcuno sta pensando, fanno una norma nazionale così magari mi sanano la mia cosa, solo per chi ha seguito le regole. Io voglio che questo sia chiaro, perché è giusto la tutela dell'ambiente, è giusto e ritengo giusto quello che hanno detto per me dei sindaci. Non sono una sovrintendente, però diciamo la mia linea, poi non sono io magari a scegliere in questo, però la mia linea è che condivido quella che hanno detto sindaci, ma mi diceva anche l'assessore regionale che anche lei la condivide. Io qua oggi più che come sottosegretario vorrei intervenire a nome della Lega, però e ringrazio, qua c'è presente anche un onorevole dei 5 Stelle che rappresenta i 5 Stelle, Veronica Giannone, prima che sbaglio il nome, e la ringrazio perché voglio parlare come maggioranza, nel senso noi abbiamo intenzione di far passare dal Parlamento un qualcosa che normi un vuoto che esiste, un vuoto che crea dei problemi, un vuoto che forse dà anche spazio ai furbetti, che magari poi il furbetto ha molti più diritti della persona che segue le regole. Noi questo lo vogliamo fare. Questa mattina, e ringrazio, abbiamo fatto una riunione in cui ci siamo resi conto forse di dove possiamo andare ad agire e speriamo, ma non è una promessa che ora qua posso fare, perché apposta torno a Roma e stanno già lavorando tutti gli uffici per capire se riusciamo in questa settimana a inserire una norma che possa andare a tutelare e a sanare il problema che c'è qua. Ma giustamente non c'è solamente qua, da noi, anch'io sono emiliano romagnola, per cui l'hanno sanato facendo anche l'estate al mare. Sicuramente io comprendo bene quando la sovrintendenza mi ha detto che altrimenti diventa anche un problema, perché possono diventare ricettacoli se non utilizzati di chissà chi, i bagni abbandonati lì. Per cui io penso che questo, però, da quello che ho capito, è una cosa che condividiamo veramente tutti.